Buongiorno, ben ritrovati con la nostra edicola. Eh, le prime pagine dei quotidiani che vi mostrerò sono molto concentrate sui fatti di politica interna e iniziamo con quella del Corriere della Sera che apre dal titolo di maggiore evidenza al caso Migranti. Lo stop dei giudici, l'ennesimo. Dopo Catania anche il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento in Albania. L'ira di Salvini. Meloni attacca la sinistra su Bologna e i sindacati. Frasi senza precedenti. Di spalla, eh, il Corriere della Sera ci ricorda eh, Piazza Fontana, l'addio a Licia, la vedova di Pinelli, il. Eh, L'anarchico che volò eh, giù dalla finestra della questura durante l'interrogatorio e, e poi ci dà conto sempre il Corriere della Sera del, del processo per il delitto di Giulia Tramontano, la sentenza è prevista per il 25 novem eh, novembre. Il PM Impagnatiello merita. L'ergastolo uh, in Pagnatiello era un barman che a uh, uh, questa povera ragazza l'ha uccisa uh, mentre era incinta di un bambino suo. Uh, dal Corriere della Sera vi mostro la prima pagina uh, di Repubblica che apre a, con tutta evidenza ovviamente anche questo quotidiano sul caso Albania, un altro stop, il tribunale. Di Roma sospende il trattenimento nel centro di Giader, ricorso alla Corte eh, di Giustizia Europea sui Paesi Sicuri, il famoso decreto che ha licenziato con tutta fretta il governo per mettersi a riparo dall'invio ipoteticamente dall'intervento dei giudici, cosa che non è accaduta, e i sette richiedenti asilo ripartiti subito per l'Italia, l'ira del governo contro i giudici, andiamo avanti, e poi questa dichiarazione di eh, Meloni, se sono fascista non chieda aiuto, Meloni attacca il sindaco di Bologna e anche su Repubblica l'addio alla vedova Pinelli. Una vita per la verità eh, era l'inizio degli anni eh, di piombo quando eh, accadde questo episodio. Diamo uno sguardo anche all'interno, alla eh, speculare costruita da Repubblica su, su questa eh, speranza di deportare gli immigrati in un centro costruito in Albania, speranza che è disattesa. Adesso e resterà tutto fermo fino alla decisione della Corte europea che dovrebbe avvenire entro luglio dell'anno dell prossimo. Albania, nuovo stop dei giudici sui paesi sicuri, decida l'Europa, sospesa ancora una volta la convalida del trattenimento dei richiedenti asilo, il Tribunale di Roma si rimette alla Corte di Giustizia europea, eh, l'Associazione Nazionale Magistrati, facciamo il nostro dovere del mastro militanti, il PD figura barbina, avanti con i viaggi e contro ricorsi la doppia offensiva, questo è l'altro titolo della speculare, i magistrati non ci fermeranno. Per fare chiarezza su questa vicenda dei migranti abbiamo preparato un contributo e ve lo mostriamo. Il Tribunale di Roma ha sospeso la convalida dei provvedimenti di trattenimento per sette migranti trasferiti nei centri albanesi e ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa decisione si inserisce nel contesto delle nuove misure italiane, introdotte con il decreto sui Paesi sicuri, che ha designato l'Albania come nazione idonea ad accogliere migranti senza requisiti d'asilo. I giudici romani hanno esaminato le procedure adottate dalla Questura per il trasferimento di migranti in Albania, concludendo che il nuovo decreto potrebbe non rispettare i principi comunitari. Il decreto sui paesi sicuri e mira a facilitare le procedure di trasferimento e trattenimento dei migranti, ma la giustizia europea, nelle recenti sentenze, ha affermato che nessuno Stato membro può adottare provvedimenti che contrastino con i diritti sovranazionali. La reazione politica non si è fatta attendere. Il vicepremier Salvini ha subito bollato la decisione come sentenza politica, dichiarando che si tratta di un ostacolo alle politiche di sicurezza del Paese. Per il leader della Lega, il rinvio alla Corte UE evidenzia una volontà di bloccare i tentativi italiani di arginare i flussi migratori. Al contrario, la decisione del Tribunale riflette l'urgenza di chiarire i criteri europei per garantire che le misure di contenimento rispettino i principi di sicurezza e legalità. Bene, eh, passiamo alla prima pagina della, della stampa di Torino: Migranti, lo stop dei giudici, il governo avanti in Albania il Tribunale di Roma, tornino in Italia, Salvini, così le cop russe fanno uh, miliardi. Anche qui eh, di spalla il processo, la morte di Giulia, un viaggio nell'orrore, una ragazza bellissima, tra l'altro chiesto l'ergastolo per impagnatiello eh, e poi qui in apertura, in una notizia dedicata alla, al varo della manovra economica che dovrà essere approvata dalle Camere entro, entro dicembre, altrimenti si va in esercizio provvisorio. Eh, la Meloni eh, ha tentato di riaprire il dialogo con i sindacati eh, promettendo eh, nuovi tagli all'IRPEF e, e quindi qualche cosina in più. In busta paga però cgl e will eh, sono uscite da questo incontro convocato a palazzo chigi con il nulla in mano e quindi hanno eh, confermato eh, lo sciopero eh, le posizioni dei sindacati sono abbastanza chiare abbastanza nette molto spiegate e noi eh, possiamo riproporvi eh, le impressioni dei segretari nazionali Landini eh, e della WIL eh, prima dell'incontro di eh, Montecitorio. Non dipende da noi. Noi abbiamo avanzato delle richieste molto precise. C'è un problema salariale, quindi c'è un problema di risorse per i contratti. Questi hanno già fatto un accordo separato. Quindi ci vogliono più soldi. C'è bisogno di sbloccare le assunzioni perché sta tagliando sui comuni e sui servizi. C'è bisogno di mettere soldi sulla sanità pubblica perché così non funziona. C'è bisogno di una vera riforma fiscale. Quindi, non abbiamo bisogno di fraktaggi, di accordati, Abbiamo bisogno di una riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove sono, tassando profitti, extra profitti renditi finanziari, renditi immobiliari, abbiamo bisogno di superare la precarietà e abbiamo bisogno di politiche industriali degne di questo nome. Questi hanno tagliato soldi per il mezzogiorno, hanno tagliato soldi per il settore automotivo, quindi è chiaro che per quello che ci riguarda c'è bisogno di un cambiamento radicale di questa manovra e c'è bisogno di andare a prendere i soldi dove sono. Queste sono le nostre richieste. Vediamo per quale ragione ci hanno convocato ora, ce lo debbono spiegare loro, visto che non era mai successo che un governo presentasse in Parlamento una manovra già decisa, già fatta, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. Intanto noi lo sciopero l'abbiamo dichiarato perché la manovra è stata consegnata alle Camere e vorrei ricordare che noi abbiamo fatto anche le audizioni alle Camere, quindi siamo andati e siamo stati chiamati dalle Camere a dare un giudizio. Non potevamo presentarci alle Camere dicendo che dobbiamo prima incontrare il Governo. I margini dipendono da quanti soldi e da quante scelte sono già chiuse nelle decisioni su. Se il Governo si presenta dicendo che ci sono solo 120 milioni di margini sarà un po' complicato trovare l'accordo. Se il Governo si presenta e dice che ci sono i margini per esempio per finanziare la detassazione degli aumenti contrattuali, per intervenire sulla sicurezza, per dare più soldi sulla sanità, per modificare il blocco e le penalizzazioni sulle pensioni, su opzione donna su tutto il resto siamo pronti a discutere. Quindi dipende, dipende sostanzialmente da loro. Le nostre richieste le conoscevano prima di fare la manovra. Non, è, non sono richieste nuove, se loro hanno disponibilità a discutere danno delle risorse, d'altronde ci hanno chiesto di aspettare dalle 9 alle 10 perché doveva arrivare Giorgetto, o darsi che porta dei soldi freschi, quindi magari la riunione sarà utile. Speriamo. No. Speriamo. Grazie. Bene, sono usciti con un pugno di mosca in mano, però c'è stato, stato questo siparietto di Landini che ha regalato eh, alla, alla Premier, a Meloni, una calcolatrice, ve lo mostro, ve lo faccio vedere su Repubblica, lo riporta, eh, bombardieri dalla Premier, sorrisi, ma ci hanno trattato da fondamentalisti questo è il segretario della Will e poi c'è questo episodio della calcolatrice le ho detto che serve per fare un conto più complesso di quello che ha fatto sulla sanità abbiamo un quadro drammatico e qui eh, c'è anche la, la foto eh, se riesco eh, la foto eh, della consegna della eh, calcolatrice da parte di eh, Bombardieri al eh, Premier eh, Meloni. Bene, eh, passiamo al fatto quotidiano. Il fatto quotidiano è molto sferzante, molto ironico. Weekend in Albania, questa. E la fotonotizia tradizionale del fatto quotidiano eh, in apertura, soldi buttati, decreto rinviato a lui, tornano i sette migranti, weekend, titolo evidente, weekend in Albania, il gioco dell'Oca, il Tribunale di Roma boccia anche gli ultimi respingimenti rapidi fatti apposta per la sceneggiata albanese, ci costerà 800 milioni di euro questa cosa dell'Albania e poi il fatto quotidiano ci offre questa chicca, questa, questo particolare eh, poco conosciuto, eh, presso, è emerso presso, dopo una riunione della comm eh, Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, molti dubbi sui 12 appena insediati, parliamo dei tecnici. Per valutare il ponte, eh, questi tecnici sono tutti ex portaborse e politici locali eh, messi dentro questa commissione che dovrebbe dare il là all'impatto ambientale e quindi forse eh, raggiungere questa benedetta prima pietra eh, fra un, un anno o due anni a progettazione eh, conclusa. Un altro caso particolare, eh, siamo riusciti a scovarlo noi e lo abbiamo ricostruito chiedendo l'aiuto della collega Paola Iandolo. Sì, buongiorno Federico. Allora, da imputata per omicidio a produttrice di una fiction proprio basata sulla uh, vicenda giudiziaria, quindi il passo di Amanda Knox non è stato così breve, però intanto è riuscita a far tornare la città di Perugia al centro dell'attenzione mediatica, quindi con l'inizio delle riprese di una nuova serie televisiva basata proprio sull'omicidio di Meredith Ketcher, il tragico evento ricordiamolo che scosse la comunità locale ma anche l'intero paese e il mondo intero nel 2007 quindi la produzione della serie che prevede la ricostruzione proprio della storia e include il personaggio proprio di Amanda Knox e sta già sollevando tante polemiche e dibattiti proprio accesi tra i residenti e l'opinione pubblica il sindaco autorizzando le riprese poi, e la concessione appunto degli spazi cittadini per la realizzazione di questo progetto ha suscitato non poche polemiche e eh, anche critiche per quella che molti percepiscono una scelta insensibile nei confronti sia della vittima eh, che della sua famiglia quindi gli oppositori sostengono che la trasformazione di un evento tanto tragico in intrattenimento, seppur proprio con un intento eh, narrativo e informativo, rischi di proprio di mercificare il dolore e poi di riaccendere eh, le ferite non del tutto rimarginate, appunto. Quindi la decisione di riportare l'attenzione su un caso così delicato, soprattutto in una città eh, che ha eh, cercato poi faticosamente di superare quel periodo buio, sembra eh, per alcuni cittadini un atto imprudente, motivando più eh, dalla visibilità e dai ritorni economici che dal rispetto proprio della memoria di eh, Meredith Ketcher. A ciò poi si aggiungono le critiche per la rappresentazione mediatica di Amanda Knox che nel tempo è stata proprio al centro di una battaglia giudiziaria e controversia divisa. E, mh, questa nuova produzione che si inserisce in un panorama già saturo di documentari speciali sui casi eclatanti di cronaca nera, come la serie TV giustamente bloccata dal comune di Avetrana sul caso di Sara Scazzi, alimenta poi una riflessione più ampia proprio sul confine tra narrazione storica, spettacolarizzazione di eventi drammatici. Quindi eh, chi si oppone al progetto, quindi lamenta una serie rischia la serie rischia proprio di concentrarsi più sugli aspetti sensazionalistici che su un ricordo dignitoso della giovane vittima e del contesto reale proprio in quel periodo. E quindi mentre le telecamere iniziano a girare, la città di Perugia si trova a fare i conti con una nuova ondata di attenzione ingiustificata e direi anche dolorosa. Eh, bene, grazie Paola per questo contributo. Vi mostro la prima pagina del domani, Albania, Meloni, tra farsa e dramma, i migranti devono tornare in Italia e poi il domani ci propone eh, questa, questo triste epilogo della conferenza sul clima, la, la proposta di Macron, eh, un'imposta di solid solidarietà per i paesi poveri, però in realtà pochi fondi e Trump, eh, ovvero Trump ha detto che non metterà più un dollaro in questa iniziativa e soprattutto con decreti azzererà la partecipazione degli Stati Uniti alla eh, spasmodica ricerca di abbattere il tetto di consumo di eh, combustibili fossili, Trump non parteciperà. A Questo accordo la COP29 parte male e qui c'è la terribile foto di un capidoglio spiaggiato, purtroppo simbolo di quello che sta accadendo nel nostro paese al clima. E passiamo ai giornali eh, con una visuale eh, abbastanza puntata sul, sul centro-destra: il giornale eh, Tasse riapre il concordato. Quindi eh, la manovra economica, la legge di bilancio vista con occhi eh, ottimistici, non quelli dei sindacati, nuova finestra per i contribuenti sulla manovra cascata di eh, 4.500 emendamenti. Ecco cosa potrebbe cambiare su pensioni e IRPEF. Quando metti mano alle pensioni e all'IRPEF parli al cuore vivo del paese ovvero all'80% delle persone che, eh, che ci vivono con pensioni e, e IRPEF. Eh, C'è questa cosa del giornale che vi mostro, che ha scovato da qualche parte alla riscoperta del pensiero del giurista Agostino Viviani, chi era Agostino Viviani? Viviani, separare le carriere e punire chi sbaglia la giustizia secondo il nonno della Schlein, l'attuale eh, segretaria nazionale del Partito Democratico. Quindi il nonno della Schlein aveva posizioni simmetriche con quelle del governo Meloni e non manca di sottolinearlo il giornale. Eh, lo sciopero generale confermato, ieri c'è stato questo incontro a Palazzo Chigi, abbiamo detto la sinistra parla e mena, eh, la destra taglia le tasse. Questa è la visione ottimistica. In arrivo modifiche alla manovra, si lavora ai tagli IRPEF e anche per le aliquote sopra i 40.000 euro eh, i redditi, ovviamente Meloni stiamo cercando risorse e qui in questa fotonotizia c'è eh, tutto il modo di vedere della destra gli episodi che accadono nel nostro Paese, le mille e una balla del Sindaco Lepore, eh, la Chiappa Fascisti. Lepore aveva denunciato all'indomani del corteo eh, della destra tra le strade della città eh, di aver accusato il governo di aver. Dato il, là, il, là, eh, il nulla osta al corteo di Camiceniere. Nere e di qui la reazione violenta di eh, tutte eh, le destre. Da, da libero, passerei a dare uno sguardo al corriere del mezzogiorno e quindi ci concentriamo sui fatti di casa nostra: eh, violenza giovanile, notti blindate, ieri. In prefettura a Napoli c'è stato il vertice con il ministro Piantedosi, arriveranno più uomini e mezzi, poi nel dettaglio eh, ci saranno anche molte, molte più telecamere nei punti caldi della città di Napoli, ma quello che vi volevo mostrare sul Corriere del Mezzogiorno è, è la regione, quello che è accaduto al Consiglio regionale questa mozione di sfiducia che a stragrande maggioranza è stata bocciata dal consiglio, consiglio regionale. Diamo uno sguardo anche all'interno, eh, crescono i voti per De Luca, in 35 respingono la mozione di sfiducia del centrodestra, anche Fiola con la maggioranza, il Presidente accenda il saluto romano, eh, il Governatore non manca mai di avere questo spirito. Eh, battutista eh, che ogni tanto sorprende e ogni tanto eh, diverte. Dal Corriere del Mezzogiorno passerei a Repubblica Napoli eh, che si concentra moltissimo sulla criminalità. Eh, criminalità il piano del Viminale, ecco le telecamere: 200 telecamere, più agenti, blitz a sorpresa del ministro Piantedosi in Prefettura. Controlli anche nelle strade della Movida, le indagini sul delitto CAIAFA. L'arma usata era modificata per poter sparare 26 proiettili, praticamente l'avevano trasformata in un mitra, questa questa pistola e poi dicono che l'hanno trovata eh, per caso sotto un'auto. Eh, Piantedosi sul crimine eh, giovanile, 200 telecamere e posti di blocco, il Ministro ha sorpreso in Prefettura in arrivo un centinaio di, eh, di agenti, controlli sulla Movida, a Chiaia e al Vomero, in realtà meno armi e più libri sarebbe una delle soluzioni. Eh, possibili sicurezza in eh, sei strade questo è quello che riguarda più la provincia di Napoli pronti attraversamenti rialzati eh, attraversamenti rialzati luminosi per evitare che i, queste strade continuino a, a dare feriti e incidenti eh, diamo un'occhiata anche all'altro quotidiano eh, di Napoli il Roma che divide la sua prima pagina eh, con due fotonotizie, la sfiducia flop di Luca Regge con eh, il volto in primo piano del governatore della Campania e poi eh, la eh, fotonotizia dedicata alla cronaca, sangue senza fine, scatta la task force, ovvero il risultato del... Dell'incontro in prefettura ragazzini uccisi, eh, titola il quotidiano Il Roma, Pugno duro del Viminale in arrivo 300 agenti e più eh, telecamere. Questo è il Roma. Poi vi mostro la prima pagina di Cronache di Napoli che parla di boss di fuorigrotta dietro le truffe online, scoperta la centrale dei raggiri per gli investigatori e di Antonio Baratto, insomma, si era organizzato per eh, eh, ottenere fondi dalle truffe online. Con questo direi di chiudere su Napoli e apriamo una breve parentesi sulla... Uh, provincia di Salerno, vi mostro la prima pagina della città e ovviamente l'apertura è dedicata all'inchiesta sull'omicidio vassallo, la cantata tra virgolette di Ridosso. Chi è Ridosso è un collaboratore di giustizia di Scafati finito in carcere per il delitto del sindaco di Pollici che è stato ieri ascoltato per ore dal giudice delle indagini preliminari. L'interrogatorio di garanzia proseguirà pure oggi. Ciòffi si professa innocente, eh, la vedova di Angelo Vassallo difende, difende Pisani. Eh, su questo particolare eh, episodio, sulle indagini, sullo stato dell'arte eh, riguardo Vassallo, noi abbiamo chiesto un contributo al collega Lanzilli della redazione di Salerno. Buongiorno eh, Federico, buongiorno ai telespettatori dell'edicola di Otto Channel. A tenere banco a Salerno è soprattutto il caso Angelo Vassallo. Lo ricorderete, insomma, negli ultimi giorni c'è stata una svolta con i quattro arresti chiesti ed ottenuti dalla procura di Salerno che a 14 anni di distanza dall'omicidio hanno gettato eh, nuova luce su quello che potrebbe essere L'omicidio del sindaco pescatore. Bene, sono andati in archivio gli interrogatori, tutti e quattro gli indagati. Eh, Cagnazzo e Cipriano già, eh, erano già comparsi davanti al Jeep sabato, ieri invece è eh, toccato agli altri due indagati, vale a dire il pentito uh, ridosso e l'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro uh, Cioffi particolarmente significativa la testimonianza di quest'ultimo che lo ricordiamo era rinchiuso nel carcere militare di Santa Maria uh, Capua Vetere. Eh, Lazzaro Cioffi non ha, si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi non ha risposto alle domande del GIP, però ha presentato una dichiarazione spontanea nella quale ha ribadito la propria innocenza uh, rispetto alle accuse che gli sono state mosse. Lo aveva già fatto in precedenza, quando negli anni scorsi era stato destinatario di una misura cautelare nell'ambito appunto delle indagini sull'omicidio di Angelo Guassallo, lo ha rifatto anche questa volta, insomma ribadendo, lo ricordiamo, la sua estranità ai fatti. Al di là della vicenda giudiziaria però c'è anche quella che potremmo definire politica e sociale, con un altro filone insomma che è tornato prepotentemente d'attualità, vale a dire i veleni e le accuse tra uh, nella comunità accidentana di Acciaroli e Pogli, che Ebbene, la fondazione di giorni scorsi come ha avuto anche modo di uh, ricordare sfogliando i quotidiani, aveva avuto parole durissime nei confronti dell'attuale sindaco di Acceroli Pollica, vale a dire Stefano Pisani, arrivando a chiedere addirittura l'intervento del ministro dell'Interno Piantedosi e le dimissioni della fascia tricolore che era succeduto, tra gli altri anche a, a, ad Angelo Bassallo. Non si è fatto attendere la replica del sindaco Pisani, che è anche uno dei dirigenti di Anci Campani ha parlato di mistificazioni da parte della uh, fondazione ed ha uh, preannunciato anche una querela nei confronti dei familiari del sindaco pescatore Angelo Passato, con i quali lo ricordiamo insomma da, da anni ormai possiamo definire così vanno avanti uh, scontri e polemiche. Davvero al vetriolo, uh, queste dunque le notizie. Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti relativi alla vicenda, Angelo Passato, a te, grazie, grazie Lanzilli. Eh, seguiremo con attenzione lo, eh, lo sviluppo di questa vicenda eh, per finire abbiamo il tempo di mostrarvi la prima pagina del Corriere dello Sport la, la ribattuta eh, sulla campagna l'uso maldestro del VAR alimenta polemiche infinite ben oltre Conte video scandalo rocchi agli allenatori chiedo più eh, tolleranza e poi eh, c'è questa bella speculare costruita dal Corriere dello Sport eh, sulla Serie A: il mucchio selvaggio, le prime sei in soli due punti. Corsa scudetto mai, viste, mai vista, ovvero non, eh, non ci sono precedenti che raccontino di un campionato così eh, lottato. Punto per punto, bene. Noi siamo in chiusura. Eh, vi saluto, vi do l'appuntamento per domani alle 7 e ringrazio in regia il collega Fenizia. E appunto, arrivederci. Sì.